siamo qui presso il Teatro Politeama Greco, insieme al maresciallo, il suo nome? La Terza Sebastiano. Bene, maresciallo, lei riceverà questa sera un riconoscimento per il suo impegno sociale. Ci dica, qual è stata l'emozione nell'essere qui in questo teatro, che è uno dei più antichi d'Italia? Allora, prima di tutto voglio ringraziare l'organizzazione per questa opportunità. Dopodiché vorrei dire solo due parole sulla nostra associazione che praticamente coadiuverà i Carabinieri di tutela patrimonio culturale come volontari nel mondo dell'arte. È un'associazione che è nata quest'anno a Roma e la nostra è la seconda in Italia, la sede è in Conversano e si chiama Associazione Nazionale Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale a Puglia. Bene, bene, quindi diciamo brevemente il suo impegno sociale in che cosa consiste? L'impegno dell'associazione è quello di formare volontari e simpatizzanti nel mondo dell'arte, come diciamo speriamo mai stati di calamità, mostre, sì esatto. Tutela dell'ambiente e non solo. Bene, passo la parola al dottor Miulli. Sì, quindi innanzitutto sarà necessario iscriversi anche alla protezione civile. Sì, questo è in atto, in pratica Roma ha già ottenuto questo riconoscimento alla protezione civile, a breve faremo anche noi parte della protezione civile. Così anche con la possibilità di far parte dei caschi blu dell'ONU per lavorare anche come volontari all'estero. Esatto, è quello che facevo riferimento a prima, che praticamente Roma sta già iniziando con i corsi dei caschi blu della cultura. Perfetto, grazie e ci vediamo dopo per il premio. Grazie. Allora, adesso 4 premi per i diritti umani Goethe 2022 al professor Riccardo Guglielmi, al dottor Vincenzo Mallamaci, alla dottoressa Flora Sasso e al maresciallo Sebastiano Laterza. Grazie a tutti per il premio e voglio dedicare questo premio ai colleghi carabinieri del tutela patrimonio culturale. Grazie a tutti. Grazie a voi per il vostro lavoro, ma soprattutto voglio dedicare un pensiero a tutti i colleghi della tutela patrimonio culturale perché sono stati finalmente investiti anche da parte dell'ONU per partecipare alle missioni internazionali per la salvaguardia dell'arte, è vero? Esatto. Grazie, grazie a tutti. Consegniamo i premi.